Le giro subito le domande ai nostri colleghi, cominciando da Pier Giorgio Giorno. Ora che la Rosa le offre le giuste alternative in tutti i ruoli per cercare la prima vittoria interna, è ipotizzabile un cambio di modulo, come visto nel secondo tempo, convincente di Cittadella? Ma qualcosa che ripeto più volte, noi lavoriamo di principi, quindi tante volte anche col 3-4-1-2 noi ruotiamo a 4, quindi l'abbiamo fatta Cittadella in modo naturale, perché a volte vai a giocare, sposti un quinto di 5 metri, quindi non è a noi un cambio di modulo, ci sta, noi molte volte lo facciamo e credo che ve ne siete accorti, quindi per noi è naturale tante volte giocare a 4, giocare a 3, a volte lo facciamo in gara, ruotiamo, quindi ruoti in un modo, quindi da un lato sei a 4, quindi è questo insomma. Pippo Gatto, partita delicata e sempre un derby che si giocherà con temperature polari, questo potrà pesare sulla gara? Ma i derby sono caldi, quindi quando entri in campo sei su di giri, quindi sicuramente ogni gara, ma un derby soprattutto. Dispiace non avere i tifosi al nostro fianco, non avere i tifosi avversari, perché è un derby affascinante, il derby della Calabria è affascinante, il derby con la Regina, è stato tanti anni in B, io l'ho fatto... L'ho fatto da tifoso, l'ho fatto da calciatore in panchina, perché ne ho fatto uno, quindi vi posso dire, poi l'ho fatto da tecnico in seconda, quindi davvero affascinante, bello, dispiace non avere i tifosi al seguito e quindi la ciliegina sulla torta, insomma, per un derby sono sicuramente sempre i tifosi sugli spalti, però cercheremo di lottare per loro, insomma. Alessandro Storino, mister, si aspettava una Regina così in basso in classifica a questo punto dell'anno, considerato che le loro ambizioni prima dell'inizio del campionato erano ben altre? Ma la Serie B è un campionato davvero difficile, quindi ci sono insidie per tutti, quindi noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo guardare a quello che siamo noi, al nostro percorso, il nostro è un percorso... Sapevamo che era un percorso in salita, un percorso difficile, che stiamo cercando di affrontarlo comunque serenità soprattutto da parte mia, perché è quello che devo trasmettere alla squadra, alla gente, alla proprietà, devo trasmettere serenità e devo trasmettere idee importanti. È normale che poi, insomma, domani poi c'è da cercare di fare, insomma, questo risultato che a noi interessa. Francesco Liverio, ha già in testa l'11 da schierare domani o ha ancora qualche dubbio? Ho qualche dubbio perché i ragazzi mi stanno mettendo in serie difficoltà, quindi onestamente è bello avere questi dubbi, li voglio domani, ho una mattinata, di solito la sera prima della gara già più o meno preparo il tutto insieme allo staff, però vogliamo, insomma, questa sera schiarire un po' le idee, guardare ancora qualcosina, perché noi comunque restiamo a guardare qualcosa per quanto riguarda le ultime cose, le puoi fare sui video, insomma, e quindi poi decidiamo domani. Mario Ferrantino, una partita davvero importante per noi che vale molto più dei 3 punti. Vincere consentirebbe di migliorare la classifica e soprattutto sbloccherebbe i ragazzi a livello mentale, d'accordo? Sì, perché il discorso della vittoria al Marulla è un qualcosa che, l'ho detto l'altra volta, sta pesando, però sta pesando più a me che a loro, perché loro devono giocare le gare sempre, dal primo al 95esimo le devono, non voglio che buttano palla, non voglio che si arrendano alle prime difficoltà, quando c'è da soffrire si soffre insieme, quando c'è da giocare si gioca con entusiasmo, che è quello che dobbiamo trasmettere alla gente, l'entusiasmo di entrare in campo e voler far sempre la gara, insomma. Osvaldo Morisco punta l'indice sulle palle inattive, la definisce delle nevralgie più evidenti della squadra. In settimana si è lavorato per evitare reti con queste caratteristiche? Ma scorsa settimana non abbiamo subito reti su palle inattive, quindi
1.1, è capitato, è successo, non dobbiamo creare drammi, noi difendiamo sempre allo stesso modo, ci vuole più attenzione, lavoriamo ogni settimana sempre su determinate cose, anche sulle palle inattive, quindi non bisogna allarmarsi su determinate cose. Alfredo Nardi, con quale armi si presenterà la regina domani sera e quali armi serviranno per la battaglia che vi aspetta? Ma ripeto, noi sappiamo che affrontiamo una signora squadra, come tutte le squadre noi le rispettiamo, però noi dobbiamo assolutamente, loro sanno le loro armi, noi abbiamo le nostre, quindi noi dobbiamo guardare in casa nostra, ripeto, conoscendo l'avversario, cercando di lavorare anche sull'avversario, perché è giusto che si porti rispetto ad ogni avversario, perché la gara, quando giochi contro un altro, insomma, devi sapere, devi cercare di preparare i ragazzi al meglio su quello che potrà essere l'avversario di turno, però per il resto noi guardiamo in casa nostra. Franco Segreto, domani sarà una regina riveduta e corretta in gran parte degli uomini, con un tecnico diverso e nel sistema di gioco rispetto alla gara di andata. Quanto potranno incidere gli episodi in questo derby? Ma credo che gli episodi in tutte le gare, comunque gli episodi fanno sempre la differenza, fanno la differenza oltre agli episodi i dettagli, perché a volte il dettaglio può essere un controllo sbagliato, un passaggio fatto bene, una postura, quindi anche sui dettagli bisogna lavorare, quindi l'attenzione deve essere tanta e quindi bisogna, insomma, tenere, come ogni gara, bisogna tenere l'attenzione alta. Roberto Barbarossa, al peso di non aver ancora vinto in casa, domani si aggiungerà quello di conoscere i risultati delle altre, con la possibilità dunque di dover vincere a tutti i costi. Mentalmente ritieni i ragazzi pronti a gestire questa situazione? Ma sì, perché, ripeto, io il mio modo di fare è quello di lavorare sulla prestazione, perché lavorando sulla prestazione, perché credo che la prestazione, in base al modello di gioco, all'idea di gioco che vogliamo, e non la voglio solo io, la vuole un gruppo, la vuole un direttore, la vuole una società, e credo che abbiamo preso una strada e vogliamo portarla avanti, e vogliamo che le prestazioni portino i risultati. Quindi la cosa, secondo me, più semplice nel distogliere i ragazzi da queste magari tensioni, che è giusto che ci sono, però la cosa più semplice è quella del lavorare in campo, lavorare su quello che siamo con idee chiare. Attraverso queste idee si devono cercare i risultati. È normale che tante volte non bastano solo le idee, i ragazzi lo dico sempre, basta il cuore, basta vincere il duello, cioè si deve aggiungere questo, l'attenzione, si deve aggiungere anche il decidere in un momento una giocata individuale. È importante la giocata individuale, perché per me l'allenatore, io quando fanno delle buone prestazioni perché ho dei giocatori forti, non perché noi, io preparo la gara come qualsiasi altro allenatore, ho la fortuna di avere giocatori forti e da loro pretendo qualità, pretendo attenzione, ma soprattutto pretendo tanto cuore, perché è quello che dobbiamo trasferire alla gente e alla nostra società. Emanuele Garbato, Pianeta Serie B, contro il Cittadella, ma più in generale nell'intero campionato, è riuscito a fare di necessità virtù, soccombendo ad assenze e a problematiche varie attraverso la forza del gruppo e con chiari principi di gioco. Adesso che l'organico a sua disposizione si sta ricomponendo e che anche i nuovi stanno ritrovando la forma, la gara contro la Regina può rappresentare lo spartiacque in grado di proiettarvi verso un nuovo campionato? La domanda è di Demetrio Oriolo. Questo è quello che dico, il fatto che nonostante la volta scorsa eravamo magari rimaneggiati, l'avete rimarcato voi, perché io poi non l'ho rimarcato, ma perché io lavoro sempre con 25 giocatori, lavoro allo stesso modo, perché chiunque può essere chiamato in causa e chiunque deve sapere ciò che faccio. Io oggi ho fatto una seduta di rifinitura dove avevo 25 ragazzi a disposizione e chiunque, appena dicevo A, eseguivano quello che era nel proprio ruolo, quindi non dovevo ripetere 30 volte determinate cose, ma bastava una volta sola, perché ormai ognuno sa cosa deve fare nel proprio ruolo. È normale, hanno delle competizioni forti, se le devono giocare durante la settimana per poi avere giocatori tutti a mille che possono fare una prestazione importante. Chiudiamo con Aldo Morelli. Che aria si respira nello spogliatoio in vista di questa importante partita che è il derby? La squadra è carica?
Siamo concentrati come tutte le gare. L'attenzione è normale, più ti avvicina alla gara, più sale. Abbiamo a disposizione poi un ritiro un po' più lungo perché comunque si gioca domani sera, quindi pian piano nel ritiro è normale che soprattutto in un derby sale. Anche io, nonostante sono molto calmo, però inizio a trasferire determinate cose anche con il mio modo di fare, perché già stare a tavola stasera e stare a tavola domani a pranzo è un po' diverso per tutti noi, quindi la tensione la facciamo crescere man mano che si arriva alla partita, perché magari non è giusto bruciare subito adesso la tensione, ma è giusto portare la tensione giusta nella gara, insomma. Grazie mister e forza lupi. Grazie a voi e forza lupi sempre.